Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Claudio Pedrazzini di Cambiamo, per parlare ovviamente di quello che gli è accaduto. Insomma, come tutti sanno ormai, l'onorevole Pedrazzini è il primo deputato a essere risultato positivo, un deputato di Lodi, e oggi abbiamo appreso con grande apprensione la notizia della sua, diciamo, positività. Allora, innanzitutto, onorevole Pedrazzini, come sta? Beh, io sto bene, devo dire, vorrei rassicurare tutti i conoscenti, gli amici, i colleghi che ovviamente hanno vissuto un po' questa notizia senza riferimenti con grande apprensione. Devo solo dire che si è manifestata una febbre un po' sospetta che andava e veniva, si alzava e si abbassava non eccessivamente, che mi ha però indotto a pensare che ci potesse essere un contagio e quindi mi ha portato anche a fare prudenzialmente una verifica di questo perché il nostro ruolo è anche un ruolo di grande responsabilità e siamo sempre in contatto e relazione con moltissime persone. Per esempio, già solo nella giornata di oggi il dover organizzare lo spostamento da Milano a Roma, entrare in Parlamento con i colleghi, sappiamo che l'attività poi all'interno delle nostre istituzioni è un'attività che ci pone fianco a fianco con tutti i vari colleghi, mi ha favorito la necessità di fare questa verifica e questa verifica ha dato esito positivo e quindi abbiamo avviato le comunicazioni necessarie per poter organizzare tutte le verifiche, tutti i protocolli precauzionali che cercassero ovviamente di limitare e di ricostruire le relazioni che sono venute nei miei confronti nei 15 giorni precedenti. Le volevo chiedere un po' che tipo di valutazione si sente di fare delle difficoltà che sta vivendo oggi la Lombardia, che è il cuore che è il nostro paese, a cui teniamo tanto e che vorremmo, insomma, vedere uscire da questa situazione. Beh, guardi, oggi è una situazione davvero unica. Non ci sono uguali probabilmente in passato e quindi bisogna affrontare questa situazione con grande, grande responsabilità, consapevoli anche del fatto che sono necessari probabilmente dei sacrifici che poi porteranno a rialzare il paese, a rialzare il territorio, la Lombardia, a rialzare quella che è l'economia delle nostre imprese, delle attività produttive, ma se non utilizziamo questo senso di responsabilità e di ragionevolezza nell'affrontare questa che ormai è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi minuti fa come pandemia, allora rischieremmo di trascinarci questa situazione imprevedibile per molto tempo, pagandone un prezzo carissimo. Senta, lei oggi ovviamente non ha partecipato al voto qui a Montecitorio sullo scostamento del deficit. Le volevo chiedere come ha trovato le misure che sono state prese dal governo e l'impegno, diciamo, finanziario del nostro paese, e lei quanto propone di stoppare tutto quanto, ecco. E guardi, sono misure necessarie che ovviamente oggi hanno trovato la condivisione di tutte le parti politiche perché dalle prime risorse che il governo era riuscito a mettere a disposizione in fretta e furia in poco tempo, oggi si è arrivati con un po' più di studio e approfondimento a garantire una disponibilità che si avvicina ai 25 miliardi, con il dialogo ovviamente con l'Unione Europea che ha compreso le ragioni e le necessità di sostegno del nostro Paese, quindi sono misure decisamente necessarie e utili. Forse non basteranno e quindi allora ci si dovrà ritrovare velocemente proprio per cercare di comprendere come proseguire ad andare incontro a tutte le esigenze e le necessità che le varie parti sociali del nostro territorio, del Paese, esprimeranno come disagio e come necessità di intervento. Quindi è un passo importante, è un passo necessario e ora l'unica cosa che meriterebbe davvero di essere presa in considerazione è quella di attuare delle misure forse un po' più stringenti, utilizzando sempre la ragionevolezza e il buon senso, cercando di
non paralizzare il paese, ma ad attuare tutte le misure necessarie affinché il contenimento del contagio di questo virus venga più facilmente controllato. Senta, che cosa succederà dopo, quando finirà tutto questo? Come rilanciare la nostra economia? E quante imprese prevede, non ce la faranno nonostante gli sforzi del governo, ecco. Questa è una situazione davvero difficile, nel senso che le previsioni oggi non sono facili, anche perché è una situazione che sta evolvendo di giorno in giorno. Credo che questo primo stanziamento di risorse possa permettere di andare a calmierare un attimo quelle che sono le preoccupazioni delle imprese, che ovviamente nei prossimi 15 giorni saranno sottoposte a difficoltà maggiori. E poi il governo ovviamente dovrà essere sensibile ad ascoltare tutte le categorie, tutte le realtà che ovviamente saranno penalizzate per poter permettere a tutti di ripartire con forza e di recuperare queste settimane importanti che ovviamente sono state un duro colpo all'economia di ciascuno. Volevo sapere se il presidente della Camera l'aveva chiamata o se aveva sentito. Il Presidente Fico è stato cordialissimo. Io avevo avvisato già nella giornata di ieri gli uffici proprio per cercare di avviare tutte le necessarie verifiche e avvisare ovviamente tutti gli uffici che dovevano poi prendere anche delle decisioni in merito con le comunicazioni ai colleghi. Ci siamo sentiti personalmente e devo dire che è stato molto, molto attento e cordiale e quindi lo ringrazio. Avrà visto che c'è stata anche una grossa rivolta nelle carceri italiane dove i detenuti non hanno la possibilità di scegliere, diciamo, quanto stare lontano dagli altri, ecco. Volevo sapere lei che idea si era fatta di quello che è accaduto nelle carceri e ha provato, diciamo, a mettersi, insomma, nei panni dei detenuti o della polizia penitenziaria che si è trovata ad affrontare questo grosso dramma. Allora, è stato un momento ovviamente di tensione, difficile anche per questo comparto che ha vissuto ovviamente tutti gli episodi che hanno occupato le cronache di questi ultimi giorni. Devo dire che la tensione era inevitabile, probabilmente è necessario anche però gestirla sempre con il buon senso. Ovviamente le restrizioni alle visite parentali era stata una scelta fatta per cercare di evitare e di non sottoporre le persone detenute a eventuali contagi che poi potrebbero anche sfociare in episodi molto più gravi all'interno degli spazi di detenzione. Probabilmente se fosse stato utilizzato un po' più di attenzione, credo che la situazione poteva essere meglio gestita. Devo dire che la polizia comunque e le forze dell'ordine sono state determinate a ricomporre tutto. Oggi la situazione è sotto controllo e quindi purtroppo fa parte di un sistema che in questa situazione fuori controllo ha subito le stesse tensioni che i cittadini vivono ovviamente anche con molta preoccupazione stando a casa. Sì. Un'ultima considerazione, quando sente, non so, Trump o comunque qualche altro personaggio pubblico, diciamo, minimizzare quello che sta accadendo, che cosa gli direbbe utilizzando, diciamo, la moderazione che abbiamo imparato a conoscere attraverso il suo impegno politico-istituzionale? Allora, io direi che nulla è scontato, quindi minimizzare non è proprio l'atteggiamento opportuno. Diciamo che bisogna saper tranquillizzare i cittadini perché bisogna portare tutte le persone a un senso di responsabilità e di consapevolezza che la situazione è una situazione davvero particolare e può trasformarsi, come già i numeri in Italia lo dimostrano, in una situazione che può anche scappare di mano e peggiorare moltissimo. Per cui corretta l'atteggiamento di creare la giusta consapevolezza e il richiamo a tutte le persone, a tutti i cittadini e le famiglie a delle regole ferree per queste settimane che saranno sicuramente ripagate anche da un ritorno alla normalità più veloce. Quindi
sul virus è normale, vediamo che qualcuno lo drammatizza come una polmonite, una semplice polmonite che può avere degli effetti importanti e mettere a rischio la vita delle fasce più longeve della nostra popolazione, e mentre sulle altre fasce di età può portare comunque al superamento con una serie di indicazioni che vengono verificate, e poi dopo si può anche guarire con molta tranquillità. L'importante è sottoporsi alle indicazioni dei medici, alle indicazioni di prudenza affinché il contagio non dilaghi il più eccessivamente possibile, e dopodiché io credo che maturando tutti la giusta consapevolezza l'Italia ripartirà con forza e velocemente. Dunque io la ringrazio, mi ha fatto molto piacere risentirla, diciamo che sta bene tra virgolette, insomma, comunque la invito ovviamente a segnalarci qualsiasi altra cosa che ritengo opportuno fare a Radio Radicale. Intanto la ringrazio ancora per la sua disponibilità. Grazie a Claudio Pedrazzini. A tutti gli amici di Radio Radicale, buon lavoro.